Ragazzi, oggi è lunedì 2 gennaio e dalla prima settimana di questo nuovo anno 2023. Stasera andremo a fare il nostro primo allenamento di quest'anno. Innanzitutto vi voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti che state seguendo la serie per questo nuovo anno. Spero che possa essere un anno veramente di tante soddisfazioni per voi a livello calcistico e a livello di tutto quello che farete quest'anno. Spero che possiate fare tanti provini, come andare a giocare in squadre professionistiche oppure andare a fare esperienze veramente di livello per la vostra crescita, e spero che voi possiate continuare così come avete fatto nell'anno passato. Un grandissimo augurio e spero che possiate portarvelo avanti fino a tanto tempo. Io spero di recuperare, oggi sarà un bellissimo test per me perché non ho ancora recuperato del tutto, però sto recuperando piano piano. In questi giorni di feste mi sono allenato, sono andato a correre un po' per cercare di capire come stavo con la caviglia. Giustamente non ho ancora recuperato perché a correre ancora mi faceva tanto male, ho riposato in questi giorni. Vedremo oggi ad allenamento come si comporterà la caviglia. Spero si possa comportare bene perché non ce la faccio veramente più, ragazzi, a stare fermo e non ce la faccio a non giocare. Ecco, mi viene voglia di giocare, ho voglia di spaccare il mondo, soprattutto quest'anno che può essere un anno veramente importante per me e per la mia carriera calcistica e per il mio futuro. Quindi voglio veramente far di tutto per stare bene e per esserci alla prima giornata campionato di questo girone di ritorno. Adesso sto andando a fare la visita al centro per vedere come sto con la caviglia. Ci vediamo direttamente all'allenamento di stasera e speriamo bene per me. Dai, vedremo che cosa avrà da dire il nostro Mr. Fanti a riguardo di questo nuovo inizio, nuovo anno di questo 2023. Vediamo, ragazzi, a dopo. Ci siamo, entrare nello spogliatoio nel nuovo anno per la prima volta. Yeah! 2023, bello, sì, business, bello. Posto? Posto, bello. Ma alla fine? Bocciato rotto. Come operarmi? Bocciato rotto? Rotto. Tecnicamente non è in allenamento, ragazzi, che sfida. Purtroppo, Carlo. Capita, capita. Ci vediamo per la stagione. Questi sono almeno 50.000 like. Per far guarire il bocciato. Back into the business. Parte. Allora, come state, ragazzi? Tutto bene? Fisicamente? A posto? Avete mangiato? Avete fatto qualcosa in questi giorni o niente? Qualcosina? Vi siete mossi un po'? Quindi, se un po' avete lavorato e avevamo già lavorato un po' prima e adesso lavoriamo un po' questa settimana e poi la prossima settimana lavoriamo sulla rapidità e ci buttiamo all'interno del campionato. Ricominciamo il campionato il 15 e quindi bisogna che lavoriamo bene queste due settimane in modo che il 15 siamo pronti per affrontare il giorno di ritorno, che sarà molto difficile. Sarà molto difficile per vari motivi. Il primo fra tutti è che le altre squadre, quasi tutte quelle che sono lì con noi, si sono rinforzate. Noi abbiamo preso dei ragazzi giovani, abbiamo perso qualcuno rispetto iniziale. Io sono contento così, perché comunque avete dimostrato nel girone d'andata che si poteva sì fare meglio, perché in alcuni frangenti e in alcune circostanze si sarebbe potuto far meglio, però si sarebbe anche potuto far peggio. Quello che spero veramente è che gli errori fatti nell'andata, che ci sono stati, devono essere un caposaldo da tenere fermo lì e capire che non debbano essere ripetuti, perché se gli errori sono ripetuti perseveriamo e non va bene. E vuol dire che tutti, io compreso, perché ne ho fatti anch'io, tutti cresciamo, tutti maturiamo, tutti siamo più bravi e questo è molto importante, ok? Ah, la corsa, la corsa, la corsa. Da che parte iniziamo, Sam? Esatto. Da dove vuoi soffrire? Due giri completi più un rettilineo che sono 700. Dopo ti aspetto io, dopo che ti prendo il tempo, ok? Ti do fare 250, cerchiamo di fare.
non c'è bisogno di spiegare, secondo me. No, ragazzi. No, ragazzi. Quello qua che non bisogna mollare. Che arriva il bello. Quando senti il sangue alla gola, che diventi più forte. Dai. 2023. Bisogna spaccare ancora di più. Dai, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Che cazzo andiamo? La fatica del leone. 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 Miau. Miau, gattino. 4, 3, 2, 1. Buon anno a tutti. Buon anno. Viaggio. Bene, va bene, va bene. 1-0-3. Tieni questo che va benissimo. Tieni questo senza aumentare, che se no non arrivi. Arrivi qua. 2-14. Dai, va bene. Va bene, dai. No pain, no gain, bro. O no? Ah! Ma chi? Vedo le stelle. Vedo le stelle. È dura. Da notare il sudore. Tutta roba vera questa, eh. Ah, sì, eh. Non è mica acqua. Mica acqua. Non è mica acqua, ragazzi. È il ritorno di Sam. Andiamo. Vai! Hai finito? Per oggi sì, con te, con lui sì, adesso sì. Arrivano i tuoi compagni che si divertono loro. Ragazzi, oggi è il giorno dopo del mio primo allenamento, dopo più di 3 settimane in cui ero fermo. Ho le gambe a pezzi che non me le sento. Difatti sto andando adesso da un mio amico fisioterapista. Oggi sarò nelle sue mani e quindi mi tratterà lui. Spero che mi faccia veramente un buon lavoro, perché mi sento veramente a pezzi. Ho le gambe che non me le sento. Speriamo che mi riesca a trattare come si deve. Let's go! Ragazzuoli, oggi finalmente è domenica e si riprende con il campionato di promozione, girone di ritorno. Oggi partita contro il San Felice, che all'andata ci ha fatto ben 4 pappine, però noi siamo qui per riscattarci. Ricordiamo che comunque, avendo già fatto il girone all'andata, un po' di esperienza ce l'abbiamo e quindi cercheremo di fare al meglio. L'MSP si deve riprendere contro la squadra forte e speriamo in bene. Ci vediamo al campo. Eccoci qui, ragazzi, il campo è davvero spettacolare. Peccato che non ci saranno giocatori spettacolari perché Samuel non c'è, però speriamo in una bella partita che sta per iniziare. Benvenuti a tutti alla 16ª giornata del campionato di promozione e, come potete notare, Samuel non è presente alla partita perché è stato chiamato all'ultimo secondo dalla Serie A per fare una nuova avventura pazzesca che vedrete presto sul canale. E ora inizia proprio oggi il girone di ritorno fra MSP e San Felice. È tutto pronto, ricordiamo che l'andata l'MSP è stato battuto per ben 4-1 da San Felice e vediamo se si riscatterà. Palla in avanti, prova subito ad affondare il colpo di San Felice, ma c'è Bertan, chiamato anche il muro di Bertan, insuperabile. Trai la segna per noi! Palla in avanti, il San Felice cerca di attaccare, trova un bello spazio sulla fascia sinistra, prova a puntare, c'è il tiro murato da Dalmonte, molto bravo qui. Però la palla rimane in possesso del San Felice. Può provare il cross in mezzo. C'è il colpo di testa. Ed è subito 1-0 per il San Felice. Parte così a bomba. L'MSP è stato trovato impreparato. Ma qui c'è una grandissima giocata da parte della squadra biancorossa. Riguardiamo. Grandissimo cross di Bacchiega e bellissimo colpo di testa da parte di Marchesini. 1-0. Il San Felice vuole trovare subito il raddoppio, ma viene stoppato. Allora palla per Rotatori, gestisce, va avanti, poi serve con il mancino, la palla in avanti, c'è il colpo di prima da parte di Bartolini per Luccarini. Prova ad andare in avanti, c'è Bartolini in area, Bartolini, una finta, in area, il tiro, murato, poi c'è Popolo,
con il mancino e trova il gol dell'1-1 all'esordio in promozione. Il classe 2005 stupisce tutti e va a abbracciare il DS che l'ha voluto fortemente in questa squadra e l'ha ripagato subito. Una bellissima finta di Bartolini e poi Popolo, destro, sinistro, gol. Prova a gestire dal basso il San Felice. Bello il tocco di prima, la palla filtra, poi c'è Ferraco che prova a spazzare, ma errore clamoroso, va avanti, c'è il tiro di Stabellini, 2-1, ma che partita! Subito reattivo il San Felice a portarsi in vantaggio, ma qui c'è un errore clamoroso dalla difesa dell'MSP, dal Monte e Ferraco non si sono intesi e qui Stabellini non ha perdonato. Allora Luccarini va avanti, l'MSP non si dà per perso, allora Luccarini la passa in mezzo, ancora per Popolo, prova di mancino ma niente. Avanza scattante il San Felice con Stabellini, il 10 può caricare il destro al limite, niente di pericoloso. Ancora in avanti, vuole cercare il 3-1 questa volta, bella l'apertura sulla fascia sinistra. Prova ad accentrarsi, c'è il cross in mezzo e c'è il colpo di testa inefficace da parte di Dreiai. Palla che torna in possesso dell'MSP Calcio. Bartolini avanza per Marco, apre di sinistro per l'autore del primo gol dell'MSP, Popolo. Avanza, sta facendo il panico su quella fascia, Popolo in mezzo, c'è Bartolini, prova la conclusione, fuori di poco, c'era anche Colace nei dintorni. Qui San Felice su punizione, prova lo schema, c'è Bacchiega con il tiro! Di poco! Non beccava la finestra della casa lì vicino. E allora è finito anche il secondo minuto di recupero. Finisce così il primo tempo, 2-1 per il San Felice. L'MSP deve provare a riagguantare la partita nel secondo tempo. Fine primo tempo, no! Per il San Felice, ci sono un po' di fan! Sì! Come ben sapete purtroppo Samuel oggi... Samuel e Maggerito! Purtroppo Samuel oggi non può giocare, infatti l'MSP sta perdendo, quindi per me non è un caso. 2-1, secondo voi chi vince alla fine? San Felice! San Felice! Allora passiamo con il secondo tempo. Si riprende con il secondo tempo, c'è Ferraco alla rimessa laterale, Bartolini prova a filtrare, ce la fa in un modo clamoroso, ma non conclude bene. Palla in avanti, ancora cross sulla fascia sinistra, rischio autogol qui da parte dell'MSP. Bello l'aggancio di Bartolini con il petto, mantiene il pallone, poi tunnel, che giocata di Bartolini, che giocatore. Palla in avanti, ancora Marco, apre molto bene per Bartolini, poi inserisce in aria Bartolini, viene agganciato, cade a terra Bartolini, poi si rialza, ma è calcio di rigore per l'arbitro e allora l'MSP ha la possibilità di pareggiarla. Bartolini pronto a battere il rigore, prende i passi e la rincorsa, è pronto, l'arbitro fischia, Bartolini dal dischetto, 2-2, bellissima partita. L'MSP non muore mai, con Bartolini trova il pareggio meritato ed esulta insieme ai compagni. Bravissimo qui Bartolini a spiazzare il portiere. Calcio d'angolo per il San Felice, la palla in mezzo, la palla rimane lì, ma c'è fallo di mano. Il giocatore del San Felice ha provato una giocata alla Maradona. Marco la lancia in avanti, viene deviata, ancora palla in possesso dell'MSP, prova Popolo, poi c'è Colace, mantiene il pallone Colace, Ferraco dalla fascia destra in mezzo, può provare Luccarini ma non riesce in tempo e poi Marco con un gran colpo di tacco, palla ancora in avanti, viene spazzata, ci prova Luccarini, fuori di molto. Bella ancora la spizzata di Marco per Luccarini, palla rimane lì, combatte Luccarini, il classe 2003, ancora va avanti, prova il dribbling, la passa in mezzo, la palla rimane lì, poi
Perde in malo modo il pallone Stabellini e allora c'è Popolo che ne può approfittare. Colpo di tacco, prova il tiro da lì, traversa clamorosa. Popolo ha sfiorato l'Eurogol o il promo gol, promozione. Bertan prova il lancio per Bartolini che di spalletta clamorosamente lancia Colace che può provare il dribbling. Colace, il tiro da lì, non riesce a centrare la porta. L'MSP si trova in un buon momento in questa gara. Lancio per Colace che aggancia. Ma Colace ancora il dribbling da lì. Murato prova a filtrare il San Felice. Cade a terra, attenzione. Chiedono un calcio di rigore ma l'arbitro non l'assegna. Vediamo qua. Eh sì, è il calciatore del San Felice a dare un calcio a Filippo Traina. Rigore non c'è. Prova lo schema da calcio d'angolo. Palla in mezzo. Prova il tiro, sfiora il palo. Ancora Popolo, velocissimo, non lo prende nessuno. Palla in mezzo per Bartolini, poi c'è ancora Colace. Terzo tentativo da lì, ancora fuori. Calcio di punizione per il San Felice. Provano la palla in mezzo. C'è Comastri. La palla va verso i rotatori. Poteva partire il contropiede ma la passa agli avversari. Errore clamoroso dei rotatori. Prova ad accentrarsi, il mancino, palla in mezzo, colpo di testa, miracolo di Comastri. Ma che parata ha fatto su Bacchiega, ma l'azione non è finita. Pallone fuori di pochissimo, vicinissimo il San Felice al gol del 3-2. Ma qui c'è da dare merito a un portiere clamoroso, Comastri. Palla in avanti di Comastri per Colace che la stoppa in maniera incredibile. Che giocata di Colace. Ancora lancio in avanti, c'è Bartolini. Popolo può inserirsi. Bartolini temporeggia. Popolo viene servito. Popolo con il mancino, debole va al portiere. Bella occasione. Palla in avanti, ormai siamo al 93esimo. La palla rimane lì e c'è ancora Comastri. Parata all'Andanovic. Può andare Traina con la rimessa laterale. Ancora sponda per Bartolini. Bartolini tiene il pallone, poi serve dietro. Popolo! Vicinissimo al gol, all'ultima occasione della partita. E allora il tempo è scaduto. Finisce qua questa bellissima partita tra San Felice e MSP Calcio. 2-2 il risultato, che porta rispettivamente San Felice a 24 punti mentre l'MSP a 21. Ora andiamo a sentire le considerazioni finali. Se venisse anche ad allenarsi sarebbe meglio, invece di fare dei video in giro per il mondo. Regista sta cosa qua, così dopo la sento. Non mi segui! Vai Samuel! Sembrava Samuel! Ciao Samuel! Ciao Samuel! Bene ragazzi, partita finita, siamo qui con uno dei migliori giocatori della partita. Ma quella parata là, sulla linea, davvero complimenti a Coma, come hai visto la partita? No dai, siamo partiti con loro forte e abbiamo subito gol, però siamo stati bravi a pareggiare. Poi peccato che abbiamo subito di nuovo il raddoppio. Il secondo gol, svista difensiva, però capita, però siamo stati bravi a rialzarci e poi alla fine loro hanno attaccato. Forse meritando qualcosa di più, però quando c'è Comastri in porta, come fanno a meritare di più? No, anche noi secondo me abbiamo fatto una buona partita. Secondo me è pareggio giusto. Bene, grazie mille. E adesso facciamo entrare colui che ha fatto il gol dell'1-1. Sono io. Che sta rimorchiando anche, attenzione. No, complimenti per il gol all'esordio, giusto? Il gol dell'1-1. Come hai visto la partita? Bene, non forti. Ho sbagliato altri due gol, però... Che non dovevi sbagliare. Secondo me ti sei mosso bene, hai avuto l'occasione anche alla fine, però non era facile. Sta per fare un Eurogol, ragazzi, cioè, clamoroso, però peccato. Nuovo innesto dell'MSP e mi raccomando, commentate, sei stato bravo oppure no. Clamoroso! Bravissimo! Fate sotto a Samuel, ragazzi. Ciao! È una notizia importante e bella da dirti, perché la Serie A ti vuole